San Marino Comics non ci facciamo mancare proprio nulla e infatti è l'ora del tattuaggio. E chi meglio di Alle Tattoo per parlare di questa forma d'arte incredibile? Alle, quante ore hai fatto? Tipo 8 milioni? Allora, abbiamo tatuato veramente tanto, intanto buongiorno a tutti, ed è incredibile come il mondo nerd, il mondo cosplay, eccetera, sta influenzando la pelle delle persone. Infatti anche io ho qui Ahsoka e Darth Vader fatte da Alle nella, insomma, in una delle scorse fiere. Quanti record hai? Allora, ho fatto 14 record, tra cui il tatuaggio in volo acrobatico in America, dove mi sono autotatuato all'interno di un jet in volo acrobatico. Quando ho scalato l'Everest ho fatto il tatuaggio più in alto al mondo, la sessione di tatuaggi più lunga al mondo, tatuando 60 ore. Ma prima o poi vi meraviglierò, perché mi farebbe piacere una volta poter fare il Guinness con il maggior numero di tatuaggi nerd consecutivi. Io posso farne parte, cioè lo sai, io ci sono, mi prenoto. Tu sai che tu fai già parte di noi. Ma io volevo chiederti anche del museo del tatuaggio, perché questa è una cosa che vorrei far conoscere a un po' di persone. Allora, abbiamo creato a Modena il museo più grande del mondo dedicato alla nostra arte, perché molti non sanno che il tatuaggio ha una storia di 5300 anni ed è incredibile perché la si può raccontare sotto tutte le forme. Le persone vengono, si immaginano di vedere delle tavole da disegno, dei tatuaggi, e invece si ritrovano, non so, la storia del basket raccontata sotto la forma del tatuaggio, oppure si trovano una galera con la maschera di Anthony Hopkins, con tutto quello che ne concerne, o, visto che qualcuno tra di noi è appassionato di Star Wars, non so, il casco di Boba Fett autografato da George Lucas e tanti tatuaggi dedicati a queste saghe. Beh, hai detto tutto, Alle, e io ci sono stata e insomma approvo tutto ciò che è stato detto, e la maschera di Anthony Hopkins comunque rimane uno dei miei pezzi preferiti. Uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.